È stata una meravigliosa mattinata emozionante, una tempesta di emozioni, un allenamento della coscienza, della consapevolezza, della responsabilità. Giorni fa abbiamo celebrato il 2 di aprile la giornata della consapevolezza mondiale sul tema dello spettro autistico. Io penso soprattutto alle famiglie che questa consapevolezza la coltivano ogni giorno, la vivono ogni giorno, molto spesso la subiscono ogni giorno. Quindi la nostra responsabilità è quella di cercare di contrastare in qualche maniera la solitudine con la quale molto spesso chi vive questa condizione è costretto poi a coltivarla nel tempo, e soprattutto il pensiero del dopo di noi. Lo sport, tante opportunità, e questa è la parola chiave secondo me. Al di là della consapevolezza è importante, al di là del concetto inclusivo, il tema delle opportunità, e lo sport lo è, lo deve diventare ancora di più, lo è per tante discipline individuali: la corsa, il nuoto, le arti marziali, il cavallo in tutte le sue espressività e la sua umanità, anche se non è un essere umano ma sembra a volte di esserlo. E poi i giochi di squadra, adesso il calcio sta iniziando, secondo me è molto importante perché il tema proprio del contrasto alla solitudine, dell'interazione, delle relazioni attraverso i giochi di squadra diventa un'importantissima opportunità. E un'altra cosa di questa mattinata, i cinque sensi, proprio l'idea di interpretare anche attraverso gli impatti dei cinque sensi nello spettro autistico il senso dell'umanità che va in qualche maniera ritrovata, mitigata, anche riconoscendo le caratteristiche che molto spesso vengono ignorate. Invece la cosa più importante appunto è la consapevolezza e il riconoscimento, e noi cercheremo di fare il nostro dovere.